Ciao, sono Luigi Cocchetti, direttore generale della Pedretti Serramenti. Vi aspettiamo tutti numerosi nel nostro showroom di Andine Gaiano e di Curno. Con l'inaugurazione della nuova area di accoglienza, alla partenza degli impianti di risalita, questo sabato Borno ha tagliato il nastro di un progetto pensato per rilanciare la stazione sciistica, punto di forza del turismo dell'Altopiano del Sole, sia d'estate sia d'inverno. Possiamo finalmente inaugurare un polo che mancava a Borno da ormai troppi anni, un importante punto d'appoggio per tutta l'area del Monte Altissimo. Grazie ad un contributo della comunità montana di 250.000 euro e di privati per più di 150.000 euro, con la Borno Monte Altissimo Schiaria e il Comune di Borno è stata riqualificata la partenza della funivia, con un nuovo info point, una nuova biglietteria, un locale per il primo soccorso e servizi pubblici. L'esempio emblematico di come la sinergia tra pubblico e privato possa portare a grandi risultati. Infatti, grazie all'intervento sì di Comunità Montana, supportato però da più di 15 aziende private che hanno creduto nel progetto, siamo qui oggi ad inaugurare una struttura di cui potremo andare fieri negli anni. L'area è stata intitolata a Pietro Magnolini, il ricordo e onore di un bornese che ha lasciato il segno. Da sindaco per due mandati, da presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari Lombardia, da presidente del Comitato Regionale Alpi Centrali, un uomo, un professore, un politico che si attivò per la creazione di impianti sciistici al Monte Altissimo e dello Sci Club di Borno. Pietro è innegabile dire che è stato un faro per le nuove generazioni, per noi che oggi stiamo portando avanti un progetto che ricalca quelle che erano le sue visioni, le sue idee dell'epoca. Maria Paola Magnolini, quali emozioni la sua famiglia prova oggi davanti all'intitolazione di questa area alla dedica a Pietro Magnolini? Beh, chiaramente è un'emozione enorme perché mio papà è stato, diciamo, un po' il fondatore, il fautore dello sviluppo turistico di Borno, e quindi vedere come con gli anni le nuove generazioni, in particolare questa amministrazione comunale, ha migliorato e sviluppato anche a livello urbanistico questa struttura è fonte di enorme orgoglio, e anche mio papà sono sicura che sarebbe stato estremamente felice e orgoglioso. Aspettare l'alba in quota, prendere un picnic romantico per due, godendosi il panorama dell'Altissimo, yoga in vetta, degustazioni, il bike park, tutto questo ha animato l'estate grazie agli impianti aperti e al rifugio Monte Altissimo rinnovato, che continueranno a rappresentare la base per la proposta anche invernale, che può contare su 20 km di piste, uno snow park, un campo scuola, 5 impianti di risalita, innevamento programmato sul 90% del demanio e in più questa nuova area attrezzata alla partenza degli impianti. Come hai detto, quest'area, il barissimo e tutto l'info point realizzato e inaugurato oggi va a innestarsi in tutto ciò, diventerà il nostro biglietto da visita, una riaccoglienza moderna dove chi verrà a trovare e visitare Borno potrà trovare tutti i servizi che auspica di trovare in una stazione moderna. Don Paolo Gregorini ha benedetto la struttura e infine, prima del taglio del nastro, è stata anche consegnata una targa di riconoscimento a Giovan Battista Ercoli, storico capo servizio della stazione, a Bruno Venturelli, gattista che ancora tutti ricordano per la sua arte nel battere le piste, e Angelo Farisoglio, storico commercialista, amico e sostenitore della società, che si sono spesi negli anni per guidare passo dopo passo la località Borno Monte Altissimo lungo il percorso di rinascita e verso il futuro.